uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. E partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio e cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora ritornò in sé e disse: Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, gli corse incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. Presto, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. C'è una cosa nella vita che è insieme la più difficile e la più bella. È il perdono. Riceverlo è bellissimo, darlo è impegnativo. Sia riceverlo che darlo produce gioia, quella vera, perché è da Dio perdonare. Noi diciamo credo in Dio Padre Creatore, ma dovremmo anche dire credo in Dio Padre Perdonatore. Vedete, il figlio minore fa lo spavaldo, ma è un ingenuo e non solo perché si fa spillare tutti i soldi in 4,48, ma perché del patrimonio, cioè della ricchezza del padre, aveva preso solo una piccola parte, i soldi e basta. Voglio dire che l'eredità che un buon padre ha da lasciare ai figli è ben di più che il conto in banca. È il suo esempio di onestà. È la sua forza nelle difficoltà, è il suo slancio verso il futuro, è la sua gioia di amare moglie e figli. Povero figlio minore, aveva trascurato il meglio di suo padre. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno udì la musica e le danze. Si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato. Poi ci sono i figli che, come il maggiore della parabola, non se ne vanno di casa, ma non è detto che siano migliori degli altri. Questo sta in casa, ma non condivide nulla di suo padre, né i suoi dispiaceri né le sue attese. Lui non spera che il fratello ritorni, non allunga lo sguardo verso l'orizzonte, sente di non avere mai sbagliato lui. Forse non ha mai amato. Aveva già giudicato suo fratello e ora si permette di giudicare anche suo padre. Del figlio minore, lo scapestrato, Gesù dice che è tornato. Di quello maggiore non dice come va a finire. Insomma, entra alla fine o non entra alla festa? Una volta, dopo questo Vangelo, in una parrocchia, un papà, lui pure con due figli di cui uno neet, cioè che non studia né lavora, mi disse: Don, hai sbagliato. Gesù dice come va a finire con il maggiore. Il padre non pretende da nessuno dei due di cambiare. Si tiene lo scapestrato e si tiene il perfettino. Sa di non essere capito da nessuno dei due, ma li vuole entrambi alla festa. Sai, io lo capisco quel povero Dio padre. Da quando ho cominciato ad accettare i miei figli come sono, ho imparato ad accettare tutti gli altri, così come sono.
Se tu ami solo chi ti capisce, non ameresti forse nessuno. Amare è sempre perdonare. Amare è sempre accogliere. Che grande papà!